Ciao, come sarà il 2022? Facciamo una previsione. Il 2022 sarà esattamente come gli altri anni. Sì, perché se nulla cambia, se noi non cambiamo, non cambierà nulla neanche nel 2022. Quelli che dicono no, è l'anno della svolta, è l'anno della tecnologia, è l'anno in cui si cambia, in realtà non cambierà assolutamente nulla. Quanti anni che si dice il prossimo anno cambierà tutto e non cambia nulla, ok? Per cui non facciamoci prendere da ansie o speranze che cambi qualcosa per fattori esterni. Cambia soltanto se noi cambiamo. Vedete perché nasce il marketing assicurativo? Perché dopo aver fatto migliaia di corsi con tantissimi formatori, anche che alcuni veramente molto bravi, mi sono, con tanti colleghi anche, mi sono reso conto che poi alla fine il cambiamento non si verifica. Perché? Perché nonostante al corso si dicono cose bellissime, cose giustissime, illuminanti, che ti motivano e sono perfette, poi nella pratica, quando arrivi in ufficio, non riesci ad applicarle. Perché? Perché non tutte le mattine ti alzi felice, perché non sempre il computer funziona, perché qualche volta il ticket non ti rispondono, perché gli impiegati magari non stanno bene, c'è un problema, perché arriva il cliente arrabbiato che non se ne, che se ne frega del tuo corso e ti dice altre cose e ti destabilizza, perché la quotidianità ti porta a fare altro. Per cui ecco che si vede questa teoria dei corsi, molto belli, ma nella pratica visto veramente pochissimo applicato. Questo bisogna fare un marketing assicurativo. Il marketing assicurativo cos'è? Sono questi piccoli cambiamenti, alle volte impercettibili, che ti fanno migliorare la tua vita lavorativa. Ok? È come una dieta, vi dicendo, cioè non serve la dieta d'urto, improvviso, ma serve migliorare il proprio stile di vita. Ecco, la stessa cosa vale nel mondo lavorativo. Dobbiamo fare dei piccoli accorgimenti che cambiano qualcosa. E diffidate di tutti quelli che dicono: ah, se fai questo, fai la svolta, il futuro è questo, facendo questo corso cambia. Non vi cambia nulla, non è una cosa che cambia, ma sono tante piccole cose. È il guardare quotidianamente e prendere l'abitudine, questo dovrebbe avere un'abitudine, quotidianamente di guardare quello che facciamo, gli effetti che ha sul mercato. Perché l'unico giudice è il mercato. Non è l'ispettore di turno, non è il capo area, non è il capo vendite, non è il direttore commerciale, il direttore generale o il grande amministratore delegato che comanda. Chi comanda? È il mercato, è il cliente. Per cui noi dobbiamo essere svegli e attenti di cercare di modificare ogni cosa che può essere utile per far sì che il cliente venga da noi più volentieri e faccia da noi le polizze. Ma sono veramente piccoli, come ho detto più volte. Per esempio, ogni mattina noi entriamo nei nostri uffici, entriamo distrattamente perché sappiamo già com'è il nostro ufficio, sappiamo la nostra scrivania, dove sono gli impiegati e via dicendo. Ecco. Fate una cosa, appena vedete questo video, uscite dall'ufficio e rientrate con gli occhi di un cliente. Siete per strada, cominciate a vedere che cosa vedo. Se è un ufficio piano terra o primo piano, la targa, com'è, cosa c'è scritto, faccio i gradini o non fa i gradini, apre la porta, che cosa vede quando apre la porta, chi lo accoglie, com'è il sorriso. Vengo a pagare o a chiedere un preventivo. Che cosa vedo quando pago e chiedo un preventivo? Cosa c'è sul bancone? Cosa sono i quadri? C'è una musica? C'è un profumo? So cosa devo fare, so dove devo andare, dove devo sedermi, devo stare in piedi. Cioè, tutte queste piccole cose che agevolano le famose esperienze di acquisto, le controlliamo nel nostro ufficio. Ecco, cominciamo anche da queste piccolezze. Poi mettiamoci nascosti qualche volta a sentire anche gli impiegati, come parlano, come si relazionano al telefono con il cliente. Perché tu puoi essere il più bravo consulente del mondo.
hai una professionalità enorme, conosci il risk management come ne conosce nessuno, conosci la tecnica in maniera perfetta che puoi fare l'esame del RUI a memoria ad occhi chiusi, però se l'impiegato dica cosa vuole, tu hai perso tutto. Okay? Per cui bisogna andare a cercare proprio queste piccole cose, perché l'affetto nei clienti, come in qualsiasi persona, non è una cosa. Sì, una cosa può fare colpo. Arrivi da una donna e gli regali la Ferrari. Ma se il giorno dopo comincia a prendere la schiaffi, anche se dà la Ferrari, se tiene la Ferrari, se ne va con un altro. Ok? Per cui bisogna invece far innamorare le persone con tante piccole cose, con tanti piccoli gesti. Quindi com'è l'uso di WhatsApp, com'è l'uso delle email, com'è l'uso degli avvisi che gli mandiamo. Cioè monitorare ogni contatto che abbiamo con i clienti e anche non contatto che abbiamo con i clienti, come funziona. In caso di sinistro, come lo riceviamo, come gli parliamo. Tutte queste cose qua sono fondamentali. Ecco perché sono anche, tra virgolette, contro tutto quello che è tecnologia della compagnia. Perché la compagnia tende a fare una sua comunicazione, che però non sarà mai la tua. Comunicherà a suo modo i sinistri, comunicherà a suo modo le scadenze, a suo modo i solleciti, a suo modo la pubblicità. Ma sono loro. Poi sei tu che invece che ti interfacci con il cliente. Per cui quando tu ti interfacci con il cliente deve trovare la coerenza del messaggio. Per cui ecco, cominciamo a prendere in gestione queste cose. Quindi non grossi piani, facciamo, andiamo, investiamo milioni di euro, prendiamo subagenti, compriamo portafogli. Ci stanno tutti, però se non agiamo prima su queste cose, la crescita costante poi non arriva. E vi porto il mio esempio, io spesso sono la peggiore agenzia d'Italia, perché sono a un primo piano di un ufficio vecchissimo, strutturato male, con mobili vecchi, con impiegati non commerciali, ecco. Quindi avrei tutto quello che non funziona, non ho subagenti, se non due, però faccio tanta produzione e vado benissimo. Perché? Perché ho strutturato queste piccole cose che fanno andare avanti le cose da solo. E ogni giorno, tutti i problemi che ci sono, si cercano di affrontare, di capire come gestirli con quell'ottica sempre verso il cliente. Ok? Spero che sia stato chiaro questo argomento. Se avete dei dubbi, anche di cose concrete come fare, parliamone, scrivete sul gruppo di LinkedIn o qua commentando su YouTube, come volete, ma parliamo, perché è questo che fa la differenza. Tutto il resto è fuffa. Ok? Ciao e buon 2022.